Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Spider-Man 2, signori. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Stiamo proseguendo verso quello che è il nostro prossimo obiettivo. Lì a destra ne abbiamo uno secondario, diciamo, di aiutare, diciamo, la gente di Manhattan. E non solo, perché ci sono anche altri quartieri, zone di New York in questo secondo capitolo. Ragazzi, voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare questi video. Anche un commentino, mi raccomando, signore, che il signor YouTube gli fa piacere se lasciate i commentini, e soprattutto supporta anche a questi video, insomma, nel senso, se vi vede interattivi, quindi interagite. Allora, attiviamo la fotocamera per far vedere un pochino quello che è la vita di New York. Sapim! Vai, allora. Pam? No. Aspetta. Scusa. Facciamo... Fatto. Posto? Ora lo invio e... Peter, come stai, ragazzo? Ciao, Robby. Scusa l'improvvisata, ma volevo informarti che ho appena inviato una foto per il tuo concorso. Splendido. La pubblichiamo di sicuro. Ora devo scappare in riunione. Se catturi qualche altro angolo autentico di New York, mandamelo. Mi ha fatto piacere sentirti. Anche a me. Grazie. Arrivederci. Ok. Allora, hai ottenuto progressi nel quartiere sventando crimini e completando attività a Little Odessa. Ok. Perfetto. Possiamo aprire la mappa, vediamo cosa ci dice. La mappa consente di visualizzare e seguire le attività presenti nei 14 quartieri di New York. Procedi nella storia per sbloccare nuove attività. Va bene. Allora, ogni quartiere garantisce 3 livelli di ricompensa. Il secondo livello attiva il viaggio veloce al suo interno. Ok, quindi per attivarlo ci vorrà un po'. Scorri su un quartiere per tenere traccia dei progressi e consulta spesso la mappa per scoprire come puoi renderti utile a New York. Abbiamo ricordi di Marco, opportunità fotografiche, richieste ASMQ e poi le altre non sappiamo. Esplorare la città per rilevare le attività nelle vicinanze e aggiungerle alla mappa. Va bene. Allora, abbiamo anche dei punti attività, tra l'altro. Dovremmo, magari andrei a mettere descrizione L2X per caricare un lancio a fionda da terra. Riesce per proiettare l'eroe. Vabbè, questo lo possiamo sbloccare, che è anche per tutti e due, quindi ci può stare. Anche perché con Spider-Man uno l'avevamo sbloccato con Peter e con... Miles in realtà no. Sono gli stessi, no? L1X, questo è L1 per lanciarti verso un nemico, scaraventare via con una scarica di Venom. Ok. Allora, punti abilità al momento non ne abbiamo, quindi li abbiamo utilizzati. Perfetto. Individua attività urbane. Ho il costume pieno di sabbia in posti spiacevoli. Forse è arrivato il momento di cambiarlo. Salve. Sapevo che vi avrei rivisti. Sabbia nelle scarpe, sabbia nei guanti, è un incubo. Sabbia in ogni dove. Ok, abbiamo trovato un altro ricordo. Ora esaminiamo il cristallo. Mentre ci stiamo... Qualcuno ci sta osservando, Kimia. Ma non devi preoccuparti. È compito mio. Marco pensava di essere seguito. E chi è Kimia? Allora, nel mentre ci stiamo spostando per andare a prendere il... Allora, proviamo... Dov'è che dobbiamo andare? Ah, in realtà di là, vabbè. Ha detto che necessita del nuovo... di un nuovo costume, perché questo è un po' pieno di sabbia, quindi ci dobbiamo cambiare. Allora, andiamo. Ok. Perfetto. Sta qua? Sì, apparentemente sì. Allora, questi sono... Hai ricevuto un gettone città, puoi spendere gettone città, componenti tecnologici e altre risorse per acquistare nuovi costumi. Perfetto.
Puoi creare, anche creare nuovi stili per i tuoi costumi. Crea stili per il costume. Avanzato 2.0. Tieni premuto per creare. Per forza. Ok. Perfetto. Alcuni costumi prevedono 3 stili alternativi in aggiunta all'originale. Evidenzia uno stile. Ok. Sarò un po' eretico, ma quello giallo è molto figo, vi dico la verità. Andiamo con questo qui, che è un mix. Allora, ottieni progressi nel gioco per sbloccare stili e costumi aggiuntivi. Puoi ottenerli guadagnando gettoni città o altre risorse. Va bene, va bene. Abbiamo quelli di Peter e quelli di Miles Morales. Qui ci fa vedere quello che ci serve per... ok. Perfetto. Allora, abbiamo il nuovo costumino, poi naturalmente andiamo a vedere il nuovo stile. Ehi, sto andando a casa tua per lasciare una cosa. La porta sul retro è aperta? Non lo so. Sono uscito di fretta stamattina. Ci vediamo lì. Ok, bene. Tu e Miles siete tornati a scuola? Sì, insomma. Sì. È stato un primo giorno impegnativo. Domani andrà meglio, vedrai. Di questo sono sicuro. A dopo... Allora, diciamo che non abbiamo che essere licenziati. Più lavoro, però. Dirlo alla propria ragazza. Un piccolo. Tra l'altro, queste sono le. Le correnti d'aria che ci permettono di spiccionare con estrema velocità da una parte all'altra della città. Guarda com'è. Arriva con stile, con quale sound. Wow. C'era un traffico tremendo. Sandman ha fatto davvero un casino. Cominci a prenderci la mano, eh? Beh, per la città è comoda. Però non sono convinta che mi piaccia. Hai convinto me? Cosa c'è? Mi hanno licenziato. Mi spiace, eri così emozionato per quel lavoro. Lo so, avevo già programmato tutto il semestre. Avremmo costruito elicotteri alimentati a patate. Mi dispiace tanto. Almeno presto potremo fare i disoccupati insieme. Vuoi dire che Jonah si è già scatenato? Più o meno. Inizia a fare discorsi sulla meritocrazia radicale. Addirittura, e che vuol dire? Vuol dire che... chi non riuscirà ad avere un pezzo da prima pagina se ne va a casa. Oh, beh, allora non rischi niente, perché sei la cronista migliore. Cos'hai lì? Libri sulla Simcaria invenduti. Non so più dove metterli. Ma hai avuto grandi recensioni. E ho venduto solo 14 copie. La Simcaria non interessa a nessuno. Il Bugle detta legge in città. Lì posso fare la differenza. Ma se mi licenziano, non so cosa fare. Davvero, per trovare la tua strada ti serve il Bugle? Ho provato a fare qualcosa dall'esterno e... solo 14 copie. No, devo cambiare le cose dall'interno. Non ho avuto tempo per pulire. È esplosa la casa. Stanza sul retro? Già. Avevo sentito un po' di news su... Intanto metto un po' in ordine. È una parola. Diciamo che i visi sarà anche per la modalità prestazioni, insomma. Insomma. Belli conto capitale restante dovuto... motivazione del ritardo pervenuta, somma mensile dovuta a $4,400. Lei ha ipotecato la casa per tenere a galla il feast. E ora affondo io. Mi sembra eccessivo come prezzo. Vorrei dire, per carità, stai a New York. Ma non trovo mai il tempo. No? Sopprezzoni, sopprezzoni. La rada è piuttosto importante. Peccato che l'insegnamento non abbia funzionato. Che farai ora? Non lo so. In realtà vorrei prendermi una pausa, ma... buttiamo sto schifo. Non posso proprio permettermelo. Beh, perché non vendi la casa? No.
Non posso. Cioè, potrei, ma non posso. Nel frattempo, potrei pagare io l'ipoteca. No, non posso permettertelo. È un po'... E poi dicevi che Jonah potrebbe fare dei tagli. Lo posso. Non mi lascerò licenziare da lui. So quanto tieni a questa casa. Troveremo una soluzione. Ah, non ti merito. Vediamo se... Ok, se ci fa vedere... Quello da raccattare, perché insomma è uno schifo. Ehi, ovunque, quindi... Hai ripensato all'idea di trasferirti qui? Ma guarda le mosche. Ne abbiamo già parlato. Io devo vivere in centro, vicino all'azione. Ma pensa alle cenette romantiche che faremmo. E da quant'è che non torni a casa per cena? Colpito. Questo è un dettaglio. E questa roba? Sono tutte cose di May. Sì, vorrei donarle in beneficenza, ma non ora. Che cosa guardi? Alcune tue vecchie foto molto carine. Cavolo, non le vedevo da parecchio. Penso fosse in camera mia. Perché scattare una foto? Equilibrio. Cosa vuol dire? Se non lo sai chissà tu... Chissà se è ancora lì. Diamo un'occhiata. Andiamo a controllare? Vediamo. Fammi sapere cosa trovi. Io continuo a sfogliare queste foto che mi tenevi nascoste. Vabbè. Allora, immagino che sia al piano di sopra, che spero sia un po' più ordinato. No, no, guarda l'erbagno. Belli, belli. Delle candele. No, gli servirebbero le candele in bagno, giusto? Dei sanitari nuovi. Guarda qua, quanto rosa. Attenzione, dove non c'è il rosa c'è la carta da parati. Con quale stile? Beh, il water così è una chicchetta, lo voglio anch'io. Non a casa, naturalmente. Diamo un'occhiata, scusate. Sono curioso. Beh, sì, giustamente la casa di zia. Però, un attimino, una giornata. Oh, cavolo. A volte ti prende la sprovvista. C'era. No, avevo visto qualcosina che sbrillacchiava. Allora, come detto, il bagno è meglio. Sorvolare. Ma dov'è che era quel foro? O controlliamo, perché stanza comunque è grandicella, diciamo. Spider-Man, pericolo o minaccia? Le linee sono aperte. È una minaccia, è anche bella grossa. Lasciatemi dire una cosa per questo cosiddetto supereroe. Non è super e neanche un eroe. Quindi come dovremmo chiamarlo? Un impostore? Un esibizionista? Ve lo dico io. Cosa succede? Niente. Peter. Ecco, mi sembrava... pensavo... Credevo che ci fosse un topo nel muro. C'è qualcosa che non va? No. Stavo soltanto... Alla tua età ero a capo del club di dialettica, capitana della squadra di calcio, nonché secondo violino dell'orchestra. Ogni anno raggiungevo sempre un nuovo traguardo. Ma quando decisi di puntare a essere anche la prima della classe, sono crollata. Dall'eccellere in qualcosa, non sapevo più fare niente. Così ho rallentato. L'equilibrio è un processo, non un traguardo. Ci sto ancora lavorando. Avanti. Su, coraggio. Forse May aveva ragione. Non posso fare tutto. A qualcosa devo rinunciare. Beh, dovrei abbiamo rinunciato all'insegnamento. O no? Altri ricordi? Oh, May!
Guarda che occhialoni. Zio Ben, che figo. Ok, non sembra esserci nient'altro. Quindi possiamo tornare al piano di sotto. Ci sono novità. Domani Raft invierà due prigionieri a Ravencroft per le valutazioni. Sappiamo chi? No, ma voglio scoprirlo. MJ! Ehi, sono ancora troppo debole per i tuoi abbracci. Scusa. Harry, mi sei mancato. Mi sei mancato anche tu. Ho saputo di May. Peter, mi dispiace. Com'è andata in Europa? Dovete scusarmi. Mi hanno messo in isolamento per le terapie qui in città. Non volevo farvi preoccupare. È la stessa malattia di tua madre? Vabbè, era. Al passato. Pare sia in remissione. Ma Harry, questo è... Non posso crederci, stai alla grande. Puoi dirlo forte. No, devo tornare al lavoro. Cena domani? Coney Island? Come ai vecchi tempi. Andata. Questa è nuova. È un'abilità che ha sbloccato nel suo viaggio in Sicilia. Scusa se sono venuto senza avvertire. Ma cosa? No, ma figurati. Vuoi entrare? In realtà, speravo di fare un giro insieme, se hai tempo. Certo. Non posso credere che la scasso mobile funzioni ancora. Ho pensato di stupirti con questa. È la mia vecchia bicicletta. No, l'ho trovata su internet. Però è quasi identica, no? Wow! Sì! Addirittura gli stessi adesivi. Sicuro che non sia la mia bici. Sei pronto? Sì. Dove andiamo? Lo vedrai. Forza! Stammi dietro! Sei sicuro di farcela? No, sì, mi sento bene. Usavo il bastone per sicurezza, ma non mi serve. Mi sembri molto più in forma di me. Allora, dimmi tutto. Che hai fatto di recente? Solo supplenze tra un licenziamento e l'altro. Do anche ripetizioni a uno studente delle superiori. È speciale. Ed è anche fortunato. Non avrei mai passato l'esame di calcolo senza di te. Ah, ho letto del tuo vecchio capo, il dottor Octavius. Trova assurda. Diciamo così, sì. Mi è dispiaciuto che tu non ci fossi. Harry, perché non mi hai detto che eri malato? Sarei corso da te. Spettacolare anche il l'utilizzo stato un bello del spettacolo. Dual sense comunque. È stata orribile. Galleggiavo in una capsula curativa. Qua si sentono i raggi della bici. Una capsula. Wow. Pure sperimentale. Sarà stata dura. Scusate. Mi spiace, Harry. Ma siamo alla Midtown High. È lì che stiamo andando. Ne confermo né smentisco. Attenzione che ci mettono sotto. Questo posto sembra identico a com'era 10 anni fa. Grazie. Vieni. Perché siamo qui? Noi odiavamo il liceo. Ti ricordi di quando Flash e i suoi amici mi hanno preso e rotto il portatile? Perdemmo la presentazione. Per il concorso dei giovani imprenditori ci avevamo lavorato per mesi. E la finale era il giorno dopo. Avevo un backup su una USB. Ma era nel tuo armadietto. Avevamo chiamato la scuola per poter entrare. Ma dopo ore ci dissero di no. Eravamo così disperati che abbiamo provato ad aprire tutte le porte della scuola. Per poi arrivare a questa. Aspetta, cosa vuoi? L'avevamo forzata. Si va?
c'è nessuno. Andiamo. Vecchi ricordi. Che figata anche questa. Sei sicuro che la chiavetta sia lì? Quasi. Cosa? Non ne sei sicuro? Lo ero. Cioè, lo sono. Perché me lo chiedi ora? Ora è il turno di una giovane promessa. Il numero 12. Aspetta. Eric Monacelli. È baseball Rick. Che ci fa qui di venerdì sera? Ascolta la partita. FBI della squadra. Continua a giocare come stai facendo, ragazzo mio, e vedrai che diventerai una leggenda. Corriamo fin là. Aspetta, ci vedremo. Ha segnato due punti. Questo ragazzo ha la stoppa del campione. Sono sicuro che ne sentiremo parlare. I tifosi hanno chiesto alla squadra un... Cerca di fare rumore. Girone di ritorno e i giocatori sì, non hanno alcuna intenzione. Sporca troppo. E quello. Wow! Hai parato un placcaggio, Flash. Sì. Ma anche meno, però. È roba da criminali. Sono un criminale ora. Ah, non ti ho detto che ho mostrato la nostra presentazione a mia mamma. La trova fantastica. Sì, Ha criticato solo una cosa, il nome. Speriamo che la troviamo pure noi. Ha suggerito curare il mondo. Cavolo, ma è perfetto. Vero? Una volta di sopra il tuo armadietto è uno dei primi, vero? Giù! Aia. Ci ha visti? Non credo. Dividiamoci, ci vediamo in palestra. Ehi, hey, chi c'è? Siamo nei guai, Mayday! No, le ho finite. Dove sei, furfante? A qualcuno piace giocare, eh? Devo riuscire a ricaricare i lanciaragnatele. Dovrei avere del fluido nel laboratorio fotografico. Ok. Devo imparare a gestire meglio il mio fluido di ragnatela. Allora, facciamo così. Siamo di qua. Il ragazzo deve essere qui. Ok. Lì. E aspetta, vediamo prima che passa lui, perché tanto meno che là. Quindi biblioteca, laboratorio, laboratorio, palestra, palestra, armadietto. Facile, via libera, meglio muoversi. Facile se non c'è becca, perché che sennò... cosa? Ehi. Ah, ok. No, avrei dovuto salvare il progetto online. Sono sicuro che fosse un ragazzino. Di certo non era il fantasma della Midtown. Molto silenzioso, comunque. Le migliori amiche dei ragni. Ok, ora. Dove ho lasciato il mio fluido di ragnatela? Non lo so, ma... Forse ho anch'io i miei eroi da imitare. Vediamo dove può averlo lasciato. E... so di averli messi qui, da qualche parte. Trovati. Oh, cavolo! Non ti fermare, non ti fermare. Senza sprecarli, però. Perché... allora, adesso devo trovare il modo di aumentarne la capienza per non restare più a secco. E ora da Harry in palestra. Facciamo sempre questo passaggio. Per raggiungere la palestra devo passare oltre quella ventola. Veloce, veloce. Se no c'è taglia. E gosce.
Un vecchio zaino. Non ricordavo fosse qui. Dovrei iniziare a segnarmeli. Ma più che altro perché abbiamo lasciato qua sopra? No, per sapere, che non si sa mai. Non, non riesco a liberarmi di lui. Devo distrarlo se voglio uscire da qui. Trova diversivi. Allora, vediamo. Ci sono i palloncini. Noi dobbiamo andare là, immagino, quindi. Oddio, aspetta, non lo so dove dobbiamo andare. Se dobbiamo uscire da qua o da là. Vabbè. Oh, cos'era? Meglio darsela a gambe. Facciamo così. Vai. Fermo dove sei, ragazzo. Non scappare. Perché che ci ha visto? No. Sta parlando sempre. Sarà già in palestra. Devo genericamente, spiegarmi. Sì, ok. Allora. Attenzione. Vabbè, ci siamo arrivati più o meno. A grandi linee. Baseball Rick. Aia. Devo allontanarlo dalla porta. Porco due, però. Oh. Scusa il disordine, Rick. Ok. Ora venitemi a dire che non c'è un fantasma. Non un fantasma, ma un ragno. Vai. Da Mosè. Ehi, pensavo ti avessero preso. Recuperiamo la chiavetta e andiamocene. Tagliamo per la palestra. Magari accompagnate le porte senza fa casino. Che ricordi? È stato incredibile. È rimasto tutto com'era, tranne le guardie che ci inseguono. Quindi abbiamo tempo per fare due tiri. Sicuro di farcela? Ma se interreggi in piedi, e tu, dai. Piuttosto? Fatti sotto, chiacchierone. Ora mi scaldo, ok? Ok. Allora, R per me, L, eh? Posso muovere anche così. Bello! Sono davvero felice che tu stia meglio. Sul serio. Grazie. Ehi, sei riuscito a sistemare la casa di May? Per ora no. Ci abbiamo un debitone. Sono stato impegnato. A parte che non fa so. Schifo, però. È strano cambiarla. Cioè, nel senso. Certo. Schifo per come la teniamo. Deve essere stata dura, Pete. Capisco. Ok, ci siamo. Allora, se la facciamo rimbalzare pare brutto. Così si fa. Quando vivrai con MJ ti aiuterà con la casa. Non lo so. Dici di no? Non so se verrà da me. Ah. Ah. Credevo che andasse bene tra voi. È un po' troppo in periferia. È complicato, ma andrà bene, come sempre. A quanto siamo? Non ne ho idea, neanch'io. È bello essere qui. Ti ringrazio. Prego. Ma... non è ancora finita. Conosco quello sguardo. Che cosa hai in mente? Sai ritrovare il tuo armadietto? Secondo te dov'è quella guardia? Nell'ala est, almeno credo. Allora prendiamo l'USB e andiamocene. Tutto per una ricerca, dimmi te, e soprattutto per quello... Dobbiamo punire Flash per averti rotto il computer. Esatto, non stava lascia lì. Lascia perdere. Non può passarla liscia. È il capitano della squadra di football. Io cambio il cuore della scuola. Certo che la passerà liscia. Ci vendicheremo vincendo il concorso di domani. Si può? Ah, finalmente. Aia. Qui sotto. Io me metto qua. Tornerà nell'ascensore. No, ho già controllato questo piano tre volte. È una caccia ai fantasmi. Bravo, bravo. Puoi andare.
Che poi è così grande a scuola, ci intercetta sempre. Ma mi dica, con quale fiuto? Allora facciamo una cosa. C'è qualcuno? Che succede? Andato. Oh, che fortuna. Oh, sì. Prendi la chiavetta e andiamo. Un attimo. Mi posso muovere adesso. Ok, adesso sì. Che cos'è? Dai. Prendilo. Oh, cavolo. Chi c'è? Niente male. È d'accordo anche lui? Oh, no. Corri. Ehi! Così ci farai arrestare. No, se non ci prende. Non è il tipo di nostalgia che mi piace. Hai ancora la chiavetta? Sì. Dobbiamo uscire da quelle porte. Dai, ci siamo. Aprite, la polizia. L'ho chiamata io, siete nei guai adesso. Vai. Aia, ma com'è la polizia addirittura? Trattienili solo un minuto. Ho un'idea. Che cosa dovrei fare? Beh, non farti prendere. Ma certo. No, la venne malora, Peter. E dai. Polizia, aprite. Ehi, ci ha chiamato lei? Già, sono qui da qualche parte. Ok, voi due date un'occhiata, noi parliamo con questo tipo. Devo isolare la guardia per recuperare la chiavetta. Distrae la polizia. Sono qui da qualche parte. Mi stiamo cercando. Allora, una testimonianza. Cosa hai visto? Baseball rig, voglio dire il bidello. Ha sentito dei rumori. Ma lui è un... Vabbè, tipo non un so se posso... Cioè, è mezzo matto? Diciamo che ha le sue idee. Beh, li hai visti coi tuoi occhi? Non proprio, no. Ma li ho sentiti. Come fai a dire che sono più di uno? Perché non andate voi a cercarli? Ormai saranno già scappati. Fa un bel respiro, ok? Dimmi che hai visto. Dunque, ho sentito qualcosa lungo le scale. Poi, come se qualcuno corresse nel corridoio, anche se non era proprio rumore di corsa. Cos'era? Upla. Movimenterà la situazione. Bene. Ora devo solo distrarre l'ultimo tizio. Una parola però ogni volta qua. Ok. Devo sparacchiare là praticamente. E ora una cosina che amo chiamare il furtarello a testa in giù. Mi prendo in giro. Come se avessi tempo da prendere. Bene. Quello è proprio sopra di lui. Magari ha preparato il corno. E tant'è che mi piace. E invece no, io devo fare. Che cos'era? Insomma, stiamo a fare cose complicate. Accidenti, sono nell'ufficio! Never gonna give you up, never gonna let you down. Ok, devo andare. Ce l'hai? Oddio, la mi polizia. Sembra eccessivo. Non è la polizia. È mio padre. Papà, ti avrei chiamato una volta a casa. Tua madre. Che è successo? Peter, puoi scusarci per un momento?
Harry, che cos'è questo? Penso avremmo vinto quel concorso, avessimo partecipato. Gli ultimi anni sono stati intensi. È un miracolo che io sia ancora qui. Ho una seconda occasione. E non intendo sprecarla. Ma ho bisogno di te, Pete. Wow, sai, non me l'aspettavo. Perché non vieni al laboratorio domani? Hai già un laboratorio. Ti presento le mie idee e magari ne discutiamo insieme. Ci stai? Ok. Pete, cureremo il mondo intero. Cognitori a rapporto. Sandman è fuggito. Impossibile ricatturarlo. Non era la preda giusta. Ricevuto. Attendiamo ordini, signore. Preparatevi per il trasferimento. E niente più errori. Banale di così si muore. Ehi, Miles, hai da fare? Mi serve... Qualunque cosa sia, ci sono. Aiuto per una missione di scorta al raft. Benone! Dimmi tutto. Pur di non fare i compiti, pur di non scrivere la domanda al... per il college. Non guardarmi così, papà. È per staccare un attimo. Hola, amico. Come vai, saggio? Alla grandissima. Procede. Ora... devo uscire, aiuto Pete con una cosa. Dobbiamo... Sai, preferisco non sapere i dettagli. Sta tranquilla, ma... Spera un momento. Beh, negli ultimi tempi ti è capitato di lavorare fino a tardi la sera. E anch'io lavoravo fino a tardi. In realtà non lavoravo. Non guardarmi così, non sono nei guai. È solo che... ho avuto appuntamenti. Di quelli veri. Oh, ok. E c'è un uomo. L'ho visto qualche volta e... beh... sta andando bene. Ah, non è che lavorava, se devi... Che cosa, signora, mi stai chiedendo? Lascia fare. Vorrei invitarlo a casa. Per un pastelon. Che non so che significa, beh, ma non mia, scenderei nei dettagli. Posso lasciarvi, sai... Fate il pastellone in camera vostra. No, mi piacerebbe presentartelo. E farvi conoscere. Ma se sei a disagio, lo capisco, tranquillo. Ma... mi avevi convinto a pastelon. Ok. A dopo. Ok, certo. Meglio andare al raft. Queste correnti d'aria fanno al caso mio. Usa le ali di ragnatela all'interno dei tunnel del vento per attraversare velocemente la città. Ok.
Ah, proprio... Ce n'è un'altra. Sì. Prendiamo l'ascensore aereo. Piano, piano. Sì, anche meno però, eh. Wow! Inizio a prenderci la mano. Sì, eh. Attenzione. Guarda come spinge. Abbiamo un pieno un palazzo, è un attimo, eh. Un altro oggetto d'aria. Vediamo il panorama. Come mi piace il vento. Ehi, Miles, sono quasi a Raft. Vieni anche tu, vero? Non posso mancare. Chi teniamo d'occhio? Jay ha scoperto che Scorpion sta per essere trasferito a Ravencroft. Sono tutti preoccupati per l'arrivo di Sandman. Scorpion potrebbe dare di matto. Arrivo! Ehi, ah, tra l'altro là, un altro cristallo della memoria di Marco. Devo fare qualcosa. Sì, non adesso, ormai abbiamo pigliato velocità. Ma cosa tanto mi dice che quella non è merce legale? Aspetta, una cosa alla volta però, insomma. Mo stiamo a spingere così, che fai, te fermi. Piano, piano, fini da benza. Finite le correnti d'aria. Uffela. Tieni, però. Seguire acrobazie. Oh, scusa, stavo cercando di eseguire acrobazia. Scusa, me l'hai detto quando stavamo per atterrare. Non è bello neanche. E sapim. Allora, in realtà anche per lui dovrebbe funzionare la cosa della... Gangete! Ah, ok, arriviamo proprio così. Ehi, Miles. Ce l'hai fatta. Arrivo giusto in tempo. Non ti fermare, Gargan. Pronti al prossimo? Il prossimo? Credevo di fare da babysitter solo a Scorpion oggi. Martin Lee. Miles. Sto bene. Tutto ok. È presto per i fuochi artificiali. Andiamo. Proteggete i prigionieri! Io vado a sinistra! State pronti! Ai vostri posti! Avrei dovuto fare un po' di stretching. La tua testa sarà un gran trofeo. Aspetta, gli attacchi potenti non possono essere schivati. Devi agli attacchi potenti quando il segnale passa da giallo a rosso. Quindi con... Quelle lame fanno paura. Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi! Questa storia non ti riguarda! Ok, saltiamo i convenevoli! Ora vendi
Aia. Aspetta. No. Ok. Momento. Arrivo, Giono. Ma che sono questi tizi? Non lo so, mi hanno fatto malissimo. Ricopriamo, tienili lontani dalla nave. Non mi sono curato? No, apparentemente. È sotto tiro. Abbattiamo le difese. Non ricarica la barra per potermi curare. Eliminiamo le guardie e sfondiamo le porte. Cercano di entrare nella nave. Vogliono Scorpion e Martin Lee. Okay. Dobbiamo fermarli. Perché volete quei ceppi? Il vostro club mi sembra già piuttosto affollato. Lo vedrai. E sarà magnifico. Non promette niente di buono. Non finiscono mai. Tiriamolo giù. Devo uscire. Fermatemi. Ah, detto, no? Sì. Copriamo Spider-Man. Non devono avvicinarsi ai prigionieri. Okay. Cosa siete, pulcini in pieno? Salta. Ma li hai visti? Hanno soldi e tecnologia a volontà. Sì, quei tizi non scherzano. Vogliono arrivare a tutti i costi a Scorpion o Martin Lee o entrambi. Se dovessero per il momento, concentrati, stanno... Spider-Man. È un arrivo inatteso. Diavolo, ma voi chi siete? Da dove saltate fuori? Devo dargli atto che sanno quello che vogliono. Siamo tanti con un unico... Scusi, Spider-Man, come va? Sì. Sai la storia dell'Hydra con le teste infinite? Ecco, quello. Ormai sono alle strette. Noi non scherziamo. No. Vedo il piccoletto. Piccoletto? Parli di altro Spider-Man, spero. Perché sono più alto di lui di almeno un centimetro. Posso curare. Perché non sapevamo del trasferimento di lì? Non è importante adesso. Vediamo di stendere questi tizi. Chiunque siano. Ancora dove stanno? Le munizioni qua. Ancora. Scusi. Sono cascato in acqua. Mi date una mano. Vorrebbe venire qui per fare la prima. Ok. Oh, cavolo. E adesso che c'è? Yeah.
Dobbiamo liberare questa nave. Breccia! Mayday! Mayday! Le persone dentro annegheranno! Io cerco di tirare fuori queste cose! Ryotu, non può sembrare tanto facile! Ci penso io! Ci sono altre persone dentro! Andate, lasciate fare a me! Spider-Man, devi arrivare di sopra! Lasciami salvare tutti prima! Allora, signori, so che siamo in fase concitata, ma direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio perché stiamo andando un po' troppo lunghi. Fate like e condividete per supportare questi video. Spero che vi stiano garbando. Sto temporeggiando, sì, un attimino. E seguitemi su un altro sito per le live, secondo canale e Instagram. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da questa Leale.